Signori, buonasera dal coordinatore didattico della scuola di musica Banda Musicale Città di Seriate, che sono io, non c'è nessun altro, sono per forza io. Allora, questa sera volevo spiegarvi una cosa un po' particolare. Non è un video pubblicitario, ma è semplicemente un video di approfondimento. Come avevamo promesso all'inizio, quindi quando abbiamo deciso di aprire il canale, avevamo promesso di pubblicare un video a settimana. Abbiamo rispettato ovviamente la promessa, infatti voi iscrivendovi al canale che qui potete vedere su questo grande schermo, potete andare ad ascoltare la banda musicale Città di Seriate che suona, potete andare ad ascoltare delle video interviste, ad esempio quella con il presidente Antonio Mondoni e tanti altri video quando abbiamo intervistato il direttore musicale, eccetera eccetera. Quindi troverete dei video di approfondimento e dei contenuti che sono sia specifici per coloro che già suonano uno strumento che anche per persone che magari intraprendono lo studio della musica da oggi, da domani, perché magari vi iscrivete. Poi il canale YouTube è per tutti coloro che vogliono seguire la banda musicale Città di Seriate e la scuola di musica della banda musicale Città di Seriate, perciò iscrivetevi, non costa nulla, è gratis, avrete le notifiche dei video che carichiamo uno a settimana, quindi potete gustarvelo con tranquillità e andare magari a rivederli. Questa sera parliamo di un argomento molto particolare. Avevo già parlato in un video precedente di come si studia uno strumento musicale attraverso la tecnica, che è l'allenamento di un musicista serio. Se studiate in questo modo diventerete ottimi strumentisti, ottimi musicisti. Questa sera invece voglio approfondire un discorso, quindi come studiare un passaggio musicale. Avendo già studiato la tecnica, teoricamente dovreste trovare molti pochi frammenti musicali che non riuscite a fare. Pertanto concentriamoci su un passo veramente difficile. Come fare a studiarlo? Immaginiamo che il frammento musicale siano 4 note o 5 note, do, re, mi, fa, sol, in scala, e non riesco a fare sto benedetto do, re, mi, fa, sol. Come studiamo questo passaggio? Se io lo faccio 1000 volte, do, re, mi, fa, sol, do, re, mi, fa, sol, do, re, mi, fa, sol, per 1000 volte non uscirà mai pulito, o comunque a forza di ripeterlo poi a un certo punto per inerzia uscirà. Magari però una settimana dopo no, perché l'ho dimenticato. Il mio cervello non ha acquisito lo studio di questo passo, di questo frammento musicale. Come studiarlo? La scomposizione. Scomponiamo il frammento. Do, re, mi, fa, sol, non riesco a farlo, non esce, allora comincio. Do, re, do, re, do, re, do, re, do, re, mi, do, re, mi, do, re, mi, do, re, mi, fa, do, re, mi, fa, do, re, mi, fa, do, re, mi, fa, sol. Do, re, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do. Do, re, do, re, do, re, do, re, do, re, re, mi, re, mi, re, mi, re, mi, re, mi, mi, fa, mi, fa, mi. Ascoltate che io lo sto scomponendo e poi potete inventare voi tutti i metodi di scomposizione. Scomponendo il frammento musicale lo rendete chiaramente più difficile, perché da studiare è molto più difficile così scomposto. Quando avrete studiato per X tempo il frammento, sfido chiunque a dire che non vi uscirà. Sicuramente il frammento musicale, avendolo suonato in 1000 salse diverse in modo molto più difficile, tornando a suonare do, re, mi, fa, sol, lo suonerete ad occhi chiusi. Sembra una banalità, ma è l'unico metodo per andare a studiare un frammento musicale che non riuscite a fare. Altri metodi non ce ne sono. E qui subentra il concetto della ripetizione, che io tanto sottolineo. Per imparare a suonare uno strumento è necessaria la ripetizione, come in qualsiasi altra cosa. La ripetizione parte da un concetto fondamentale. Dobbiamo abituare la testa, il cervello, che quell'informazione che noi stiamo inserendo in modo forzoso e in modo ripetuto sia sacrosanta legge. Quindi l'unico modo per acquisire poi questo metodo di studio è la ripetizione. Quindi studio la tecnica tutti i giorni, video precedente dove spiegavo come fare e cosa eseguire. Devo studiare il brano, lo studio in questo modo, è inutile che lo ripeto a pappagallo un milione di volte, non uscirà mai. Lo studio scomponendolo, la scomposizione, dopodiché io ho acquisito l'informazione. La mia testa non dovrà più pensare a come suonare quel passo, ma penserò a cosa voleva dire l'autore attraverso quel passo. Quindi, perché ha scritto quello, andiamo a studiare il perché ha scritto quello l'autore.
non arriverò mai a questo se io sono fermo sul cercare di suonare questo passo e non mi esce. Come farò a pensare alla musica che ci sta dietro a questo passo? Sembra una banalità, ma questo contenuto è importantissimo. Ripeto, sembra una banalità, ma questo contenuto che potrete ascoltare e rivedere anche un milione di volte, tanto è gratis ed è su YouTube, sul nostro canale. Continuo a sottolineare che c'è, iscrivetevi. Questo modo di studiare vi permette di acquisire lo studio dello strumento in modo automatico. Farete molta meno fatica, chiaramente all'inizio la farete, ma poi ne farete molto meno, perché non dovrete mettervi a studiare ogni passo in questo modo, perché avrete acquisito mentalmente un concetto che è la scomposizione del frammento musicale. Vi ringrazio prima di tutto per essere ancora qui ad ascoltarmi, vi invito a seguire il canale, vi invito a rivedere questo video, vi ringrazio, vi do appuntamento la prossima settimana. Non so se pubblicherò ancora un video informativo oppure troverete un contenuto musicale. Vi saluto, vi ricordo che le iscrizioni sono sempre aperte, ci trovate su Facebook, ci trovate su YouTube, ci trovate su Instagram, ci trovate in sede alla casa dell'associazione oppure alla sede distaccata presso la biblioteca di appunto Seriate. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao, buono studio!